Animali ed Enigmi, trasmissione di criptozoologia, condotta da Elio Belangero. Buonasera a tutti e bentornati ad Animali ed Enigmi. Un saluto a tutti gli ascoltatori da Elio Belangero, qui ai microfoni di Radio Dreamland, e partiamo subito per una corsa lungo i confini della zoologia e questa volta anche lungo i confini della geografia del pianeta Terra. Antartide, un nome che è di per sé un grande mistero. Il continente ghiacciato che sovrasta il polo sud del pianeta Terra da sempre coinvolge la storia e la scienza dell'essere umano con risvolti inimmaginabili. Basti dire che per circa il 98% della sua superficie è coperta dai ghiacci, cosa che ne fa di gran lunga il più grande complesso glaciale della Terra, ma non solo, anche la più importante riserva d'acqua dolce del nostro pianeta. L'Antartide ospita infatti il 90% del ghiaccio totale presente sulla Terra, il che corrisponde solo al 2% dell'acqua totale, ma a ben l'80% dell'acqua dolce totale terrestre. L'Antartide raggiunge il più alto spessore di ghiaccio conosciuto nella località denominata Terra di Adélie, dove la calotta polare raggiunge l'impressionante elevazione di 4.776 metri, come a dire un unico strato di ghiaccio che andrebbe dal Mediterraneo alla cima del Monte Bianco. Ed è naturalmente il posto più freddo del mondo, con la famosa temperatura record di 89,6 gradi centigradi sotto zero, quasi 90 sotto zero, registrata presso la base Vostok, una stazione di ricerca russa, il 21 di luglio del 1983. E questi sono solo dati geografici e geologici. Che dire delle impressionanti e inspiegate caverne che si aprono nel sottosuolo antartico? O delle cime in forma di perfette piramidi che la scienza più o meno skeptic si affanna a cercare di descrivere come rilievi naturali, ma sinceramente lasciano piuttosto stupiti? O dell'archeologia misteriosa che ci parla attraverso testimonianze che si sono succedute nel tempo di strane immagini colte dai satelliti e di altrettanto strani ritrovamenti sotto la calotta polare che hanno lasciato per lo meno immaginare rovine di chissà quale antica civiltà, senza parlare di quanto l'Antartide sia fortemente disturbata dai cambiamenti climatici, in particolare dall'innalzamento generale delle temperature sul pianeta dovuto, come sappiamo, alle attività umane, un innalzamento che sta purtroppo rapidamente incidendo sulle falde ghiacciate che si sciolgono, determinando pericolosi scostamenti dei livelli delle acque marine. Torniamo a dire, quando l'essere umano si renderà conto di quanto danno porta a Madre Terra, sarà sempre troppo tardi. Ma noi di Animali ed Enigmi siamo qui per parlare di animali. E quanto ad animali enigmatici e criptozoologici, direi che l'Antartide non è seconda a nessuno. Nel mondo degli animali non umani, infatti, il calderone di ghiaccio del pianeta, come è stato a volte definito, riserva davvero una sorpresa dietro l'altra. E quindi copriamoci bene e partiamo. Avevamo già parlato nei tempi eroici di Animali ed Enigmi, eravamo infatti alla seconda puntata di questa trasmissione, di un bel tuffo nelle profondità marine, là dove fa un freddo inimmaginabile. Scendevamo infatti proprio sotto la calotta polare antartica, nel mare di Ross, che è una profonda baia posta nella parte sud delle coste antartiche, una baia che è
perennemente rivestita per la sua massima parte da una piattaforma di ghiaccio che può arrivare ad uno spessore anche di 750 metri tra parte emersa e parte immersa. La nostra gelida immersione era, per citare un fatto stranissimo che in questa puntata volentieri riprendiamo e approfondiamo. Dunque, nella baia di Ross, la NASA, sì, proprio quella che esplora le profondità dello spazio, ma evidentemente non solo, per motivi di ricerca scientifica che sinceramente non sono mai sembrati del tutto chiari, avviò nel 2010 un progetto di ricerca per studiare la parte di ghiaccio immersa in acqua. Con opportune trivellazioni, gli scienziati erano già scesi nell'acqua a circa 180 metri sotto il livello del mare quando, con enorme stupore, vi scoprirono chi? Un lisianaside. E chi è? Forse gli ascoltatori se ne ricorderanno, né più né meno che un gamberetto. Il lisianaside è un piccolo crostaceo appartenente all'ordine degli anfipodi, cosiddetti perché sono circondati da 8 paia di zampe, e alla classe dei malacostraci, che significa dal guscio molle, e sono la classe di crostacei più diffusa al mondo, con oltre 20.000 specie sparse in tutti gli ambienti acquatici del pianeta. Un lisianaside ha il classico aspetto dei gamberetti nostrani, un colorito dal biancastro al rosso rosato, può raggiungere i 6-7 cm circa di lunghezza e vive di solito in acque ben più temperate del mare di Ross, ad esempio è molto diffuso lungo le coste australiane. Invece questo solitario esemplare se ne stava tranquillo lì a 200 metri circa sotto il livello del mare Antartico, al buio totale, temperatura ben sotto lo zero, nessun'altra forma di vita circostante, possibilità di nutrirsi sconosciute. A detta degli stessi ricercatori che lo scoprirono, in quella zona teoricamente non avrebbe dovuto esserci vita, né tantomeno la presenza di un crostaceo dalle abitudini ben diverse, un crostaceo che tra l'altro ha le sue zone di elezione più o meno a 2500 km di distanza, eppure il piccolo lisianaside era lì. Come e perché ci fosse arrivato e come potesse sopravvivere sono misteri ancora oggi, ben testimoniati da un suggestivo filmato che la NASA ha diffuso sul piccolo gamberetto. Ma il nostro eroico lisianaside ha lasciato un gran segno. Infatti, l'interesse suscitato dalla sua scoperta, tuttora inspiegata, ha dato il via a numerose ricerche sugli enigmi della vita e delle vite in Antartide, ricerche che ci stanno riservando una sorpresa criptozoologica dietro l'altra. Incominciamo da Expedition Antarctica, un'impresa realizzata nei primi mesi del 2019 da un team di scienziati e ricercatori internazionali che, navigando a bordo della nave studio neozelandese Tangaroa, ha viaggiato per 50 giorni attraverso l'Oceano Antartico utilizzando un fantascientifico sistema di imaging denominato Aegis, in grado di catturare immagini anche in grande lontananza negli ambienti e fino ai fondali marini con una nitidezza affascinante mai vista prima. I risultati di questa spedizione hanno aperto una vera e propria breccia nel mondo della biologia marina, perché hanno permesso di osservare fondali antartici alla profondità davvero abissale di 3500 metri sotto il livello del mare. E già l'immagine dell'ambiente marino è stata mozzafiato, si presentava, a detta dei ricercatori di Expedition Antarctica, quasi come i deserti di Marte, ma a sguardi attenti brulicava di una vita a cui nessuno prima aveva mai potuto guardare. È stato così, ad esempio, che è stata identificata una specie del tutto
tutto sconosciuta di Holoturia. Ricordo che le Holoturie sono una classe di animali marini appartenente al gruppo degli echinodermi, cosiddetti perché presentano placche calcaree sull'epidermide, come ad esempio le stelle marine oppure i ricci di mare. L'Holoturia è un echinoderma caratterizzato dalla forma allungata e cilindrica, simile a quella di un grosso lombrico, a colori variabili dal giallo al verde al rossastro, e spesso viene popolarmente chiamata cetriolo di mare a causa appunto della sua forma. Ma questo cetriolo di mare, osservato dagli scienziati di Expedition Antarctica, era ben diverso e del tutto inedito. Aveva una sorta di allargamento della parte anteriore che gli conferiva una morfologia aliena rispetto a quella di tutte le altre specie conosciute di Holoturia, che non sono 4 o 5, sono circa 1200. E non è stato questo l'incontro più enigmatico. La sorpresa più grande, infatti, è stata un pesce totalmente sconosciuto, dall'aspetto gelatinoso, biancastro, con riflessi colorati su quelle che sembrerebbero pinne, un corpo tozzo con molte protuberanze inspiegabili e una sorta di coda allungata. Non si era mai visto niente del genere. La coordinatrice della ricerca, la dottoressa Karin Schnabel, che è biologa marina presso il National Institute of Water and Atmospheric Research in Nuova Zelanda, così come il suo collega, il biologo Andrew Stewart, uno degli scienziati del team, hanno espresso il loro stupore affermando: non abbiamo mai visto niente del genere prima. Non sappiamo quanti ce ne siano laggiù, non sappiamo se e quanto siano comuni, non abbiamo idea di che specie sia questa. Dunque, alieni dalle acque profonde. Non che sia del tutto inusuale scovare specie sconosciute nelle profondità marine, ma in questi ambienti di acque freddissime, nel buio più totale, con elementi nutritivi più o meno pari a zero e sotto le calotte ghiacciate, in un ecosistema che alla nostra scienza ancora in gran parte sfugge, la perplessità e lo stupore sanno ancor più di enigma e di magia della vita sconosciuta. E risaliamo un attimo, andiamo verso la luce. Da 3500 ci fermiamo a circa 1000 metri di profondità negli stessi mari antartici. Se Expedition Antarctica è scesa con meccanismi di ripresa fino alla profondità record, come dicevamo, di 3500 metri sotto il livello del mare, mai nessuno si era fisicamente immerso in queste gelide acque fino a 1000 metri di profondità. E questa straordinaria performance è stata resa possibile a marzo del 2018 grazie alla collaborazione tra la rete televisiva statunitense BBC America e Alusia Productions, un ente che realizza documentari scientifici sulle ricerche della nave per studi oceanografici denominata appunto Alusia. Questa collaborazione si è sostanziata nell'allestimento di un piccolo ma specialissimo, potremmo dire sommergibile, un vero e proprio gioiello tecnologico che ha portato a ben 1000 metri di profondità ricercatori e cineasti in cerca dei misteri della vita nel mare antartico. Risultato? La vita è brulicante anche nelle situazioni più estreme. Come ha sottolineato Mark Taylor, ricercatore team leader del sommergibile, si riteneva che poco o nulla potesse vivere in acque così buie e fredde. Invece siamo rimasti tutti a bocca aperta scoprendo la quantità di creature viventi che abbiamo trovato. In circa un metro quadrato c'è più vita negli abissi dell'Antartide di quanta ce ne sia nella barriera corallina australiana.
e possiamo portare un esempio tra tutti, una nuova specie di stella marina che non ha ancora un nome, mai vista prima. È dotata di tentacoli molto più lunghi di quelli soliti negli animali marini della stessa specie e agisce in modo del tutto particolare. Pare infatti percepire in anticipo i movimenti delle correnti d'acqua, di cui ha l'abilità di rendersi interamente consapevole dal momento che muove, come in una danza, i suoi lunghi tentacoli, seguendo letteralmente i movimenti dell'acqua per raccogliere il plancton portato dalla corrente. Il che rappresenta una dinamica diversa, una dinamica in più, maggiormente strutturata e armoniosa rispetto a quella già nota nelle varie specie di stelle marine che sono dotate di minuscoli occhi sui tentacoli, grazie ai quali allungano un tentacolo per andare semplicemente in direzione del cibo intravisto. Come fa la stella marina antartica a danzare in questo modo? E soprattutto, come può vivere a 1000 metri sotto il ghiaccio una, al momento unica, ne è stata vista solo una, sconosciuta stella marina? Non lo sappiamo. Mistero. Mistero nel rispetto del quale ci prendiamo una piccola pausa pubblicitaria. La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com. Radio Dreamland. Share the vision. Rieccoci ad Animali ed Enigmi e siamo sempre nel freddo polare, si può ben dire, perché stiamo sempre navigando nei mari dell'Antartide, enigmatico continente ghiacciato che possiamo dire di conoscere davvero poco. Cosa che ci è testimoniata anche dai ricercatori della BAS, che è la British Antarctic Survey, cioè un'organizzazione promossa dalle autorità britanniche e dedicata alle ricerche in ambienti polari. Un team di questa organizzazione, guidato dal biogeografo marino Howe Griffiths, ha realizzato nel 2016 una spedizione antartica per lo studio delle eventuali forme di vita nella piattaforma di ghiaccio denominata Filkner Run, che ricopre parte del mare di Weddell, nella parte sudorientale del continente antartico. I risultati della ricerca sono stati resi pubblici solo da pochi mesi, grazie alla presentazione sulla prestigiosa rivista Frontiers in Marine Science, importante pubblicazione scientifica dedicata alla biologia marina. E sono risultati stupefacenti. Ci parlano, ad esempio, di incredibili spugne trovate a una profondità di oltre 900 metri sotto la piattaforma di ghiaccio. Anche qui, avvalendosi di trivellazioni della calotta polare, i ricercatori sono scesi con strumenti di ripresa e, con sorpresa estrema, hanno trovato nelle acque a circa 900 metri sotto la superficie ghiacciata delle rocce sulle quali erano ben ancorate delle riconoscibilissime porifere, nome scientifico delle spugne. E queste rocce erano tra l'altro frequentate da altri animaletti simili ai cirripedi, che sono dei piccoli
piccolissimi crostacei. Le immagini hanno permesso di inquadrare 16 spugne e 22 mini crostacei non ben identificati, ed era la prima volta in assoluto che venivano riscontrati animali stazionari nelle profondità sotto la calotta glaciale antartica. E qui gli interrogativi criptozoologici sono davvero esplosi, come ha dichiarato il biologo Howe Griffiths, direttore della ricerca: ci sono molti buoni motivi per cui non dovrebbero essere lì. Questa scoperta spinge ciò che sappiamo in una direzione diversa e prova che la vita nel Polo Sud si è adattata a questo ambiente ghiacciato in maniera incredibilmente speciale e straordinaria, e io direi anche in maniera misteriosa, enigmatica. Solitamente, come riconosce appunto la ricerca britannica, forme di vita vengono trovate vicino a fonti di luce, oppure dove arriva ghiaccio disciolto o gas come il metano. Ma in questo caso la fonte più vicina di luce è distante almeno un chilometro e non ci sono tracce di gas né di altri nutrienti. La temperatura staziona intorno ai 2-3 gradi centigradi sotto zero, il buio è totale, gli ambienti che possono ospitare cibo per questi animali sono in oceano aperto a più di 250 chilometri di distanza, e le spugne, quantomeno se non i crostacei, non possono viaggiare, non possono nemmeno spostarsi perché sono ancorate alle rocce con i loro peduncoli. Come ovunque, gli scienziati hanno riconosciuto di trovarsi di fronte ad un autentico X-File. Da dove originano questi animali? Cosa mangiano? Come sopravvivono in condizioni più o meno letali? Direi criptozoologia allo stato puro, così come troviamo anche sulla Terra antartica. Se ci spostiamo infatti dalle gelide acque alle gelide terre, continuiamo a trovare sorprese su sorprese. Allora, 600 km sotto il Polo Sud geografico. Se ci troviamo lì e camminiamo, non vediamo altro che ghiaccio all'infinito. Ma se ci fermiamo con una trivella da ghiaccio, appunto, e cominciamo a perforare lo strato glaciale, cosa capita? Non capita niente per molti giorni. Ma quando la trivella arriva a 1084 metri sotto il livello superficiale del ghiaccio, capita una cosa meravigliosa, affascinante. Ci affacciamo alla superficie del lago Mercer, nome che deriva da John Mercer, un famoso glaciologo dell'Ohio State University. Il Mercer non è un lago ghiacciato come si potrebbe pensare, è un vero e proprio lago con tanto di acqua liquida che si estende per circa 160 km quadrati ed è letteralmente ricoperto da centinaia di metri di ghiaccio. Bene, dobbiamo ora parlare di SELSA. SELSA è in pratica il corrispondente americano di BAS. SELSA sta per Subglacial Antarctic Lakes Scientific Access ed è un programma di attività dedicate alle ricerche polari e promosse dalla Fondazione Nazionale delle Scienze degli Stati Uniti. Nel 2018 questo programma dedicò una ricerca proprio al lago Mercer, i cui risultati sono stati pubblicati sulla rivista Nature. Obiettivo della ricerca: raggiungere la superficie del lago Mercer ed esaminarne le acque. Detto fatto, con appositi strumenti di perforazione, i ricercatori del SELSA sono riusciti a scendere fino a contatto con la superficie liquida del lago e da questa hanno estratto dei campioni. Scoprire gli animali è stato qualcosa di completamente inaspettato, dice David Harwood, micropaleontologo all'Università del Nebraska di Lincoln, che ha partecipato a questa spedizione.
cosa significa? Significa che i ricercatori hanno pescato dal lago Mercer i resti di animali cosiddetti superiori, vale a dire non unicellulari. Per la precisione, sono stati ritrovati i corpi senza vita, ma conservati dalla bassissima temperatura, di tardigradi e crostacei. Dei tardigradi abbiamo parlato da poco in Animali ed Enigmi, sono esseri veramente alieni, microinvertebrati non più grandi di mezzo millimetro, avvezzi ai luoghi umidi e praticamente indistruttibili. Ne esistono di diverse specie e quella ritrovata nel lago Mercer è caratterizzata dall'abitudine di frequentare suoli umidi, sì, ma non acquatici. E così pure i crostacei di cui si sono rinvenuti i resti erano sì animali acquatici, ma non d'acqua dolce, erano animali marini. Domanda: come ci erano arrivati tardigradi e crostacei al lago Mercer? E quando? E come ci erano potuti sopravvivere dal momento che questo lago non aveva collegamenti esterni, vale a dire immissari o emissari di qualche tipo che lo collegassero ad altri bacini acquatici? Esisteva forse vita che non conosciamo nelle epoche in cui l'Antartide non era completamente ricoperta dal ghiaccio, vale a dire quantomeno al ritiro dei ghiacci stessi dopo la penultima glaciazione, cioè circa 120.000 anni fa, oppure dopo l'ultima, cioè circa 10.000 anni fa? Anche qui misteri, entusiasmanti misteri che ci parlano della storia ignota del nostro pianeta. E altri criptozoologici enigmi delle terre antartiche ci sono stati regalati da un'altra ricerca di ampio respiro internazionale. Parliamo questa volta dei ricercatori della Fondazione Edmund Mach, che è un prestigioso ente che ha sede a San Michele all'Adige e si occupa di ricerca ed educazione ambientale, i quali in collaborazione con l'Università della Tuscia, che ha sede a Viterbo, con il Joint Genome Institute, un prestigioso ente che si occupa di bioenergia e ha sede a Berkeley in California, e con l'Università di Stato della California, hanno per la prima volta messo a nudo la vita in un'area dell'Antartide fino a poco tempo fa considerata del tutto sterile. Ci troviamo nelle McMurdo Dry Valleys, tre valli desertiche secche, per l'appunto dry, che prendono il nome dal tenente dell'esercito USA Archibald McMurdo, il quale fu il primo a cartografarle nel 1841. Si trovano nella parte meridionale del continente antartico, molto vicine alle coste del Mare di Ross. La ricerca internazionale di cui abbiamo appena detto ha riscontrato che quello che era sempre stato creduto un luogo assolutamente privo di vita, in realtà brulica di vite diverse. Gli scienziati vi hanno infatti identificato, annidate nelle rocce, 269 specie di batteri mai conosciute prima, un autentico esercito di specie finora del tutto ignote. Lo studio è stato pubblicato sulla prestigiosa rivista internazionale di microbiologia Microbiome ed è già ora alla base di ricerche ulteriori destinate a fornire informazioni utili proprio sugli effetti dei cambiamenti climatici che tanto stanno incidendo sul continente antartico, effetti che, agendo su microorganismi resistenti, descrivono le caratteristiche del loro adattamento a condizioni estreme e a brutali modifiche del loro stato ambientale, così come in ogni punto del pianeta. Nelle McMurdo Dry Valleys, così come lo potrebbero fare sulle vette montuose più elevate o le più aride ed inospitali zone desertiche della Terra.
Ma non solo, come spiega il bioinformatico Davide Albanese della Fondazione Edmund Mach, è stato evidenziato come molte di queste specie siano frutto di differenziazioni iniziate più di 410 milioni di anni fa, cioè in epoche ataviche risalenti a un periodo di gran lunga anteriore a quello in cui si è formata l'Antartide così come la conosciamo, e si è potuto così constatare o comunque ipotizzare come queste specie abbiano trovato nelle condizioni ambientali sempre nuove opportunità per diversificarsi e sopravvivere. Che dire, costoro sono capaci di adattarsi, di evolvere, di sopravvivere e magari pure di diffondersi da più di 400 milioni di anni nelle condizioni più estreme ed impossibili. L'intera storia conosciuta dell'uomo è poco più che un sospiro rispetto a quanto hanno vissuto i batteri delle valli di McMurdo, grazie ai quali, tra l'altro, si stanno raccogliendo anche informazioni che potranno tornare molto utili per lo studio delle possibilità di vita al di fuori della Terra. Grande, stupefacente, enigmatica Antartide. E concludiamo questa freddissima puntata di Animali ed Enigmi con un consiglio che ci riporta al grandissimo lavoro di ricerca a 360 gradi portato avanti in vita da Giancarlo Barbadoro, il fondatore di Radio Dreamland. Nella sua attività di ricerca, infatti, Giancarlo Barbadoro si occupò a lungo e in maniera particolare proprio delle storie e dei misteri legati all'Antartide. Il risultato, o comunque una parte molto interessante del risultato di questo lavoro, è condensato in diversi articoli, sono per la precisione 13, che sono stati pubblicati tra il 2011 e il 2017 sulla rivista online Shang Newspaper e che naturalmente si possono ancora leggere oggi. Li potete trovare infatti su www.shang-newspaper.com nel settore denominato Dentro il giornale, che è il grande archivio degli articoli pubblicati, alla voce Antartica. Spaziano dalla vita sul continente antartico alle ricerche che vi vengono effettuate per arrivare ai misteri cui accennavamo di carattere archeologico e anche ufologico, fino ai miti, alle leggende, alle antiche tradizioni di vari popoli sul misterioso continente ghiacciato. Una lettura davvero affascinante e coinvolgente per uno sguardo sull'Antartide che riempie di stupori e di interrogativi. E qui chiudiamo la nostra 40esima puntata di Animali ed Enigmi, ma vi raccomando, rimanete sempre connessi con www.radiodreamland.it. Elio Bellangero vi saluta e vi aspetto per la prossima puntata.